Bentrovate a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Un anno difficile ma pieno di iniziative. Questo è il bilancio dell'ultimo anno di legislatura dell'organo legislativo regionale riportata in un eh, consueto report annuale presentato dal Presidente eh, dell'Aula Antonio Mazzeo e dal Vicepresidente Scaramelli. Ah, è stato un anno difficile, eventi alluvionali, tanti purtroppo hanno sconvolto la nostra regione provocando anche diversi morti. Eh, è stato un anno difficile eh, anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Pensate quanto è accaduto in via Mariti, ci porta a, a porci tante domande e a cercare tante risposte. È stato un anno che ha visto purtroppo nella nostra comunità perdere una di quelle persone che ci sanno dire cos'è la buona politica. Massimiliano Pescini se ne è andato un amico prima ancora che un collega. Massimiliano rappresentava davvero la politica quella bella, quella fatta nei territori, quella fatta di ascolto, di confronto e ne sentiamo tutti la mancanza, ma allo stesso tempo viviamo come dire, il suo esempio come esempio di impegno nelle istituzioni. Abbiamo voluto dedicare quest'anno di mandato proprio a lui. È stato un anno in cui abbiamo fatto anche tanto, in questi anni pensate abbiamo investito più di 8,4 milioni di euro in quattro anni per il bilancio del Consiglio regionale è tanto sui nostri territori per dare risposte soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani e lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica, efficientizzando, gestendo meglio si può fare ed è un lavoro collettivo ringrazio tutto l'ufficio di presidenza ringrazio tutti i capigruppo, tutte le forze politiche, le colleghe e i colleghi consiglieri regionali c'è un numero che io voglio sottolineare 95% di presenze, un numero elevatissimo, anche se paragonato ad altri consiglieri regionali. Io in ognuno di loro vedo l'impegno, senza distinzione tra maggioranza e minoranza per le proprie comunità, l'attenzione agli altri. La festa della Toscana dello scorso anno abbiamo dedicata a Don Lorenzo Milani, in quella i care, in quel prendersi cura, prendersi cura degli altri ci sta esattamente l'impegno delle colleghe e dei colleghi consiglieri regionali a cui va il mio grazie più sentito, anche per come sono state affrontate le questioni più. Più complesse. Sì, un anno molto positivo per l'attività del Consiglio regionale, per l'attività delle commissioni, per l'ufficio di Presidenza, un'ottima collaborazione con il nostro presidente Antonio Mazzeo e con tutto l'ufficio che ha dimostrato quanto il Consiglio regionale sia presente anche in tante iniziative di rappresentanza e non solo di promozione delle nostre aziende, se pensiamo all'iniziativa di San Francisco, se pensiamo al rapporto con l'Europa, alle iniziative a favore dei giovani, alla riscoperta della loro identità, ragazzi e ragazze che sono diventati protagonisti della relazione con il Consiglio regionale, le iniziative della memoria, il riconoscimento dei valori dell'identità toscana, della nostra storia partendo da quella degli Etruschi e non solo gli 80 anni della liberazione tante questioni che hanno portato e visto il Consiglio regionale della Toscana protagonista, tanto sostegno al mondo delle associazioni, al mondo della cultura, dello sport e delle amministrazioni comunali. Quindi un'iniziativa che avviene nelle aule di questo palazzo, che sempre di più si è aperto ai cittadini toscani e non solo, ma che ci ha visto protagonisti anche all'esterno e questa è la caratteristica della Regione Toscana, del Consiglio regionale che rinnova il proprio impegno come soggetto istituzionale. Dibattito che si è acceso tra i consiglieri regionali è quello del rigassificatore di Piombino. Dopo le elezioni in Liguria il trasloco di questa infrastruttura nel porto piombinese verso la Liguria ha di nuovo preso la scena del dibattito. Tiene banco anche in consiglio regionale la discussione per tracciare la rotta del rigassificatore che, dalla primavera del 2023, è ormeggiato alla banchina est della Darsena nord del porto di Piombino. Il progetto per il trasferimento nel 2026 a largo di Vado Ligure a Savona ha scatenato un polverone politico quando è emerso che nessuno, nel centro-destra come nel centro-sinistra ligure, ce lo vuole. Il tema, che è tornato di grande attualità nelle settimane della campagna elettorale per le regionali in Liguria, ha trovato un punto fermo nella posizione del neo-presidente Marco Bucci, eletto in quota centrodestra. Posizione osteggiata dal sindaco di Piombino Francesco Ferrari, determinato nel dire che il rigassificatore trascorsi tre anni se ne dovrà andare altrove. In soccorso di Ferrari interviene il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano Vittorio Fantozzi. Vorremmo invitare alla tranquillità il governatore Giani anche perché. La posizione del governatore Bucci, che fa il suo mestiere, anzi lo salutiamo e gli facciamo gli auguri per quello che fa, è la stessa dell'onorevole Orlando per quanto riguarda il fatto che il gasificatore a Savona non debba stare. Per quanto riguarda Piombino, a Piombino sappiamo che il gasificatore rimarrà fino al 2026, c'è un accordo col governo che sappiamo verrà onorato perché Piombino ha dato. L'Italia, c'è un'altra un storia da scrivere per il futuro del porto di Piombino, quella che sta portando avanti il sindaco Ferrari. E quindi a quell'epoca sappiamo che il gasificatore andrà altrove. Nel dibattito si è inserito anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Ecco, il governo ora io capisco che hanno problemi al loro interno. No? C'è un presidente di regione appena eletto Bucci che dice no Genova, eh, a scegliere sarà il governo. Noi abbiamo un accordo che dura tre anni, la nostra parte l'abbiamo fatta. Noi in Italia siamo la regione che produce più eh, che ha più capacità di produrre energie alternative. Penso alla geotermia. Noi stiamo, abbiamo chiaro che la strada è quella, è quella delle rinnovabili, di invertire la tipologia di energia. Produttiva. C'è stato un momento di crisi in Europa, anche per quello che è accaduto nella guerra tra Ucraina e Russia, e noi ci siamo presi carico di dare una mano al paese. Abbiamo detto che per tre anni ora il governo scelga e lo faccia, però. Scegliendo davvero qual è la collocazione migliore. La Toscana, la sua parte, l'ha fatta. Stiamo attenti a non fare eh, ripetere quello che è accaduto sui migranti. I migranti sono donne e uomini che noi vogliamo accogliere. Ma non si può pensare di far girare navi con persone a bordo. Persone, ripeto, persone, perché dobbiamo trovare il porto che non sia guidato dal centro-destra. Assessore regionale all'economia, Marras, ha risposto e ha esposto in consiglio regionale a tutti i quesiti inerenti Fidi Toscana. Parliamo ovviamente della finanziaria, con la regione che ha una partecipazione importante. Questo è il dibattito che ne è scaturito. È necessario sospendere la procedura di cessione della partecipazione di maggioranza fin qui attivata, che si ritiene di rinviare ai futuri piani di razionalizzazione delle partecipazioni regionali. Così, nella comunicazione della Giunta, aggiornamenti in merito alla strategia di potenziamento e innovazione degli strumenti di intervento regionale a sostegno dell'economia toscana, Fidi Toscana, Sviluppo Toscana e SICI-SGR, che l'assessore regionale all'economia Leonardo Marras ha esposto nella seduta del Consiglio regionale della Toscana. Un documento lungo e dettagliato. Il quale si è sviluppato un lungo e intenso dibattito. Al termine del quale la replica dello stesso Marras ha indotto PD, Lega e Fratelli d'Italia a ritirare gli atti di indirizzo collegati per discutere nella commissione sviluppo economico il testo di un atto di indirizzo condiviso da tutti i gruppi consigliari. Ad aprire il dibattito il consigliere di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci. Fidi Toscana rappresenta il più grande fallimento della giunta Gianni, cioè eh, il tutto e il contro di tutti. Gianni nel 2020 si candidò dicendo che avrebbe voluto comprare le quote non di proprietà della regione di Fidi Toscana per farne una finanziaria regionale, idea al nostro punto di vista corretto. È finito per mettere in vendita le quote di proprietà della regione Toscana, quindi facendo l'esatto contrario, adesso si ritorna sui, sui propri passi un'altra volta. Insomma, questa maggioranza ha esaurito il proprio proprio ruolo di governo della regione sballottandosi da una parte all'altra. Vedete, quando parliamo di queste cose sembrano eh, diciamo neutre rispetto al contesto. In realtà non è così. Il governo Meloni interviene stanzia i soldi per rifinanziare la cassa integrazione rispetto alle eh, crisi della moda e alle ditte che soffrono la crisi della moda, dall'altra parte la regione toscana è incapace di mettere in campo un'azione di governo di quella crisi e avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse intervenire in quei contesti, avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse sostenere il nostro tessuto imprenditoriale, le piccole e le medie aziende toscane che attraversano una crisi strutturale ma che pure rappresentano un'eccellenza a livello mondiale, sarebbe stato necessario e sarebbe stato fondamentale. Fidi non può non essere collegato alle altre due società di cui si è parlato, cioè la sigilla e sviluppo toscana. Eh, ci sono state varie tempistiche per cui Fidi prima doveva essere la società in house, poi una società da vendere, eh, poi di fatto dove, deve diventare il braccio armato di sviluppo toscana e su questa io soprattutto in aula mi sono concentrato perché Sostanzialmente è l'ennesimo carrozzone, l'ennesimo carrozzone dove non c'è una competenza tale da poter eh, rendere utile alle società. E alle imprese eh, l'utilizzo della de de società regionale. La proprietà di Fidi Toscana non è soltanto di Regione Toscana, ci sono anche le banche. E quindi, qual è stato un primo accordo visto che eh, non eh, bisognava cercare di ricollocarla? È trovare un, eh, chi acquistava e creare un pacchetto. Un pacchetto consistente perché si andava a vendere più del 60% con un prezzo rilevante perché Fidi Toscana ha un patrimonio consistente, la, la patrimonializzazione è forte, anche perché è, è nata con il tempo, si è fortificata, è redditività, redditività che dal 18 in poi è andata male, perché, perché poi la concorrenza dello Stato sull'attività di garanzia, però cosa, qual è la situazione attuale di questa società? C'è un piano che è andato il precedente, che ha, ha portato la società a un momento sta andando bene, ha una redditività notevole, però, eh, però non si è trovato a vendere e quindi, e quindi ritroviamo un nuovo piano per Fidi e quindi un piano industriale con delle idee che stanno portando avanti. Sicuramente un, ehm, un sostegno da parte del mondo bancario sarebbe necessario. Sì, io credo che in politica ci voglia anche il coraggio di assumersi le proprie responsabilità quando si fanno degli errori strategici, e questo è uno dei casi lampanti di questa legislatura. Eh, FIDI in questo momento non ha una mission, non ha una struttura, chiude il bilancio per la prima volta in pareggio, forse con un avanzo esclusivamente perché sono stati spostati dei dipendenti da Fidi a Sviluppo Toscana, che invece per la prima volta chiuderà in perda proprio per aver acquisito queste ulteriori forze lavoro. Ci aspettavamo una comunicazione che guardasse lontano in termini di garanzia, in termini di missione, in termini di riorganizzazione di quella che noi riteniamo, lo abbiamo sempre detto in questi anni di legislatura, una società strategica per la regione toscana, per le nostre imprese, per i nostri distretti industriali. Invece ancora oggi, a distanza di quattro anni da quella che è stata una scelta che noi abbiamo definito scelerata, cioè quella di mandare allo sbando, perché così oggi mandare allo sbando una società come quella di Fidi Toscana, non sappiamo quali sono le volontà politiche, le scelte strategiche che la Giunta regionale, ad un anno dalla chiusura di questo mandato, vuol porre in termini di Fidi Toscana. Sì, Fili Toscana, un tema importante per la Regione Toscana, una finanziaria alla quale la Regione Toscana tiene, ma soprattutto tiene alla, alle imprese della Toscana. Tel Aviv si mette dalla parte delle imprese toscane che hanno bisogno e necessità di avere soggetti finanziari in grado di agevolare le proprie attività, ma soprattutto agevolare la ricerca dei finanziamenti comunitari. Noi riteniamo positivo il lavoro che sta facendo in questi anni di crescita e sviluppo Toscana, che è una delle partecipate in AUS della Regione Toscana e riteniamo che Fili Toscana debba modificare il proprio status naturale, quindi è evidente che ha un percorso in questo momento attivo rispetto alle proprie stanze di bilancio, ma che dovrà trovare nei prossimi due o tre anni una definizione definitiva. Noi non escludiamo anche l'opzione della possibilità da parte di sviluppo toscana di poter comprendere le attività che oggi svolge complessivamente Fili Toscana, che nel frattempo prosegue nel sostegno di garanzia alle imprese toscane, soprattutto per finanziamenti erogati nei momenti delle crisi più forti che la Toscana ha dovuto vivere. È evidente che Italia Viva sosterrà ogni forma di riorganizzazione delle partecipate toscane. Il fine non è tanto dare vita o strutturare o difendere quella che è una società in house, è quello che è fondamentale per quanto ci riguarda avere degli strumenti facili, agevoli, semplici, dinamici, che possano sostenere le imprese toscane soprattutto nella ricerca di finanziamenti e nel cofinanziamento degli stessi. Credo che questo sia uno strumento fondamentale per fare in modo che il mondo dell'impresa toscana possa lavorare con dinamicità e trovare la Regione toscana al proprio fianco. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna come sempre la prossima settimana.